Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento del TG Plus, l'approfondimento del nostro telegiornale che questa sera ci porta a Gubbio e a parlare di una delle associazioni più attive sul territorio. Ospiti qui infatti abbiamo i rappresentanti sia del Lions Club di Gubbio che del Leo Club di Gubbio. Vado a presentarveli. Anna Bartoletti, proprio del Lions Club Gubbio. Buonasera, Anna Maria Bartoletti. Buonasera. Per la precisione, buonasera e ben trovata. Lorenzo Rossi, che è il presidente del Leo Gubbio. Buonasera. Ovvero, diciamo, i giovani, chiamiamoli esatto, così, del Lions, non perché gli altri non lo siano assolutamente. E un buonasera e ben trovata in collegamento Skype alla presidente proprio del Lions Gubbio, Rita Pannacci. Buonasera e ben trovata. Allora, poi conosceremo anche un'altra protagonista di questa puntata, ma restiamo proprio a Rita Pannacci. Ecco, dicevamo, una associazione, il Lions, tra le più attive certamente del territorio, e con essa il Leo Club di Gubbio, che è la parte, diciamo così, dei giovani. C'è molta attenzione da parte del Lions proprio al tema giovani, è corretto, Rita? Sicuramente, anzi questa sera vogliamo proprio illustrare quanto il Lions e il Leo Club hanno fatto nonostante le difficoltà legate alla pandemia, e si sono spesi per i ragazzi, diciamo in tutte le fasce d'età. Quindi porgo i miei saluti a tutti da parte del Lions Club di Gubbio. Grazie Presidente. La parola a questo punto passa davvero a Lorenzo Rossi, perché, dice la Presidente, vi siete spesi molto in un anno che immaginiamo sia stato non semplice. Assolutamente sì. Allora, l'associazione Leo Club rappresenta la parte giovanile del Lions Club, e di fatto è un'associazione che in Italia conta 4.000 giovani sotto i 30 anni. È un'associazione che si occupa di service, quindi di servizio per la collettività. Significa raccolte fondi, beneficenza, volontariato e anche organizzazione di eventi, conferenze che abbiano come focus la sensibilizzazione o comunque anche la divulgazione più in generale. Ad esempio, quest'anno il tema di sensibilizzazione nazionale che è stato scelto appunto di concerto da tutti i Leo Club italiani è stato la sensibilizzazione rispetto al tema della donazione di sangue, che soprattutto tra i più giovani, visto che le statistiche ci dicono che meno del 13% dei donatori italiani ha un'età inferiore ai 25 anni. La nostra associazione si muove, e l'attività della nostra associazione si muove su due livelli: un livello nazionale, distrettuale e regionale, in cui di fatto dialoghiamo e ci confrontiamo con le altre realtà, con gli altri Leo Club, e portiamo avanti delle iniziative insieme, comuni e condivise. E poi c'è ovviamente una dimensione declinata nel territorio, in cui creiamo e realizziamo delle iniziative sia in maniera indipendente ma anche insieme alle altre associazioni del territorio. Perché consiglio di avvicinarsi, qualora qualcuno fosse interessato, a questa associazione? Perché dà l'opportunità di conoscere e confrontarsi con delle persone nuove, sicuramente, permette di impiegare in maniera indubbiamente virtuosa il proprio tempo, e poi secondo me il Leo è potenzialmente una palestra in cui poter crescere, fare delle esperienze diverse, mettersi un po' alla prova. Infatti il Leo sta appunto per l'acronimo di Leadership Experience Opportunity, quindi sicuramente è un'esperienza che consiglio. Se qualcuno fosse interessato a saperne di più, leoclubitalia.it oppure i nostri social Facebook e Instagram Leo Club Gubbio. Quanti siete i ragazzi che ruotano intorno a questa realtà? Qui a Gubbio siamo 8 membri attivi, e ovviamente il momento storico è quanto mai particolare, quindi sicuramente le nostre attività adesso si sono ridotte o comunque modificate. Ad ogni modo stiamo cercando di trovare nuove soluzioni, nuove modalità per andare avanti e per trovare sempre nuovi stimoli. E andiamo ad Anna Maria Bartoletti, perché il Leo è molto attivo, ma anche il Lions lo è altrettanto, e soprattutto con uno sguardo proprio pensata ai giovani. Voi da anni ormai portate avanti un progetto che si chiama Progetto Martina. Che esatto. Cos'è? Allora, Progetto Martina è un progetto a livello nazionale. E si chiama Progetto Martina perché è stato voluto da una ragazza di nome Martina, che purtroppo si è accorta tardi di avere un tumore, e tutte le cure che gli hanno prestato non sono andate purtroppo a buon fine. Quindi questa ragazza, quando si è resa conto che stava giungendo la fine, ha lasciato un testamento
dicendo di creare qualcosa per informare i giovani, educare i giovani a uno stile di vita corretto, a una prevenzione, perché purtroppo queste malattie possono colpire fin da giovani. E quindi ecco, lei aveva espresso questo desiderio. Il Lions a livello nazionale ha accolto questo input di questa ragazza, quindi hanno creato questo service. Noi già nel 2011-2012, la prima volta che abbiamo proposto questo service alle scuole di Gubbio, perché noi andiamo nelle scuole, certo con la disponibilità dei dirigenti scolastici naturalmente, e abbiamo presentato questo service e lo presentiamo a ragazzi di età compresa 16-17 anni. Naturalmente non siamo noi Lions, ma all'inizio avevamo e tuttora dei medici che si sono prestati volontariamente a parlare ai giovani di questi problemi purtroppo che ci sono, e accompagnati soprattutto da una psicologa, la dottoressa Cecilia Monacelli, che lei è dal 2011 che è con noi con questo service. Poi si sono succeduti una serie di medici, anche perché gli argomenti trattati sono una parte medica, nel senso quello che è la prevenzione, esatto, no? E poi dopo una parte che riguarda i corretti stili di vita, per cui nutrizionisti, oncologi, perché abbiamo avuto anche in collaborazione con l'ASL 1 e l'AELC, abbiamo avuto anche dei medici oncologi che sono andati dai ragazzi a fare questa sorta di lezione non è una lezione, ma un incontro, diciamo. Esatto, così. Un incontro, sempre argomenti trattati in maniera molto soft, perché non è che dobbiamo traumatizzare i ragazzi. Dobbiamo renderli consapevoli. Esatto, no? Che purtroppo può succedere che uno si ammala, insomma. E ginecologo, infatti gli ultimi 2 anni nel nostro club sono entrati due medici, la nutrizionista, la dottoressa Brugnoni Lucia, e poi il dottor Mirko Ceccarini, medico chirurgo. Ecco, immaginiamo però che anche in questo caso la pandemia vi abbia creato qualche difficoltà in questi incontri. Allora, anno scorso 2020 siamo riusciti proprio nei limiti, perché a febbraio abbiamo fatto questi incontri. E quindi ancora non c'era una situazione? No. Il problema è stato che, siccome, come dicevo, interviene anche un ginecologo, e l'anno scorso c'era il dottor Fabra che ha tenuto questi incontri con i ragazzi, alla fine degli incontri, che sono 4 ore, i ragazzi ci avevano chiesto se era possibile fare un ulteriore incontro con il ginecologo, perché naturalmente, sia ragazzi che ragazze, certo, perché naturalmente sono argomenti che non è che a casa, no, riescono a trattare con disinvoltura, mentre invece con una persona magari estranea riescono ad essere più... Un professionista. Esatto, e sa anche come rispondere e come affrontare gli argomenti. E i ragazzi ci avevano chiesto un ulteriore incontro con il ginecologo. Avevamo programmato questa cosa e poi purtroppo abbiamo dovuto sospendere. Però nulla è annullato, tutto solo sospeso, no, giusto? Assolutamente, assolutamente, perché sono 10 anni, ecco, quest'anno sarebbe stato il 10° anno che avremmo presentato Progetto Martina. Speriamo il prossimo anno di essere nuovamente qui a parlare di questo bellissimo progetto. Tra l'altro sento che c'è anche quindi un riscontro proprio dagli molto, studenti, da molto parte dei ragazzi, tantissimo, non ce l'aspettavamo proprio. Invece sono lì per lì, la prendono, no, all'inizio, quando inizia il primo incontro, la prima ora un po' così, poi quando si rendono conto degli argomenti che vengono trattati, partecipano molto attivamente, sì, perché sì. Lorenzo, potremmo dire che i giovani poi sono molto più interessanti di quello che a volte i grandi pensano che siano, giusto? Ma decisamente sì, insomma, e è importante secondo me anche che vengano sempre più coinvolti, soprattutto in un argomento importante quale la prevenzione, e poi di una patologia sicuramente con un peso significativo come le patologie oncologiche. Allora, torniamo sul nostro collegamento Skype, perché forse ci ha raggiunto in questo momento anche Patrizia Martini, sempre del Lions Club Gubbio, per parlarci di un altro progetto Lions che ha a che fare con i giovani. In questo caso specifico parliamo di un poster per la pace. Che cos'è, signora Patrizia?
Allora, faccio una breve premessa in riferimento al suo carattere internazionale. È un progetto che è stato promosso dal Lions Club International proprio con questa prerogativa. Ogni anno viene proposto, viene richiesto un poster per la pace che coinvolge diversi aspetti internazionali. Partecipano a questo concorso, che è rivolto soprattutto ai ragazzi, non soprattutto, è rivolto ai ragazzi che entrano in una fascia d'età che va dagli 11 ai 13 anni, quindi è specifico per questa fascia, ma è rivolto, come ho detto prima, a tutte le nazioni, e mediamente partecipano 200 nazioni, sono coinvolte, con circa 300.000 partecipanti all'anno, all'edizione, ad edizione. E la premiazione, non a caso, avviene a New York, la premiazione finale, a New York, nella sede dell'ONU. Qual è l'obiettivo di questo progetto che il Lions Club di Gubbio ha sempre sostenuto dall'inizio? L'obiettivo è di educare al valore della pace i più giovani, attraverso, diciamo, coinvolgendoli ad esprimersi con l'arte e con la creatività, e quindi a fare, attraverso questi elaborati, emergere la loro visione del mondo, della pace nel mondo. Quest'anno, per esempio, è stato significativo quello che ha proposto l'organizzazione. Ha proposto un titolo che è importante: pace attraverso il servizio, poi ne parleremo un attimo, ecco, andando avanti. Comunque, ritorno al discorso, il Lions Club di Gubbio senz'altro ha sostenuto questo progetto, perché ne ha visto la validità proprio nell'educare, diciamo, i giovani alla pratica della pace. E la collaborazione è iniziata dalla scuola media annessa all'Istituto d'Arte, quindi molto tempo fa, ormai questa scuola non c'è più, ecco, e poi è proseguita con la scuola media Mastro Giorgio e Ottaviano Nelli. Ecco, signora Patrizia, sul tema di quest'anno che lei ci ha annunciato, ci dice qualcosa e esatto, come, insomma, verrà svolto? Sì, come è stato svolto. È come è stato svolto? È stato svolto, nonostante, ecco, allora mi aggancio a questa domanda che mi ha fatto, nonostante, diciamo, la situazione che tutti noi conosciamo, il percorso in qualche modo è stato portato avanti con successo fino alla fine. Quindi i ragazzi hanno espresso le loro riflessioni attraverso questi elaborati grafici. Ecco, mi soffermo un attimo sul titolo, che è molto importante, perché secondo me e secondo anche gli altri che hanno partecipato, la pace è tramite attraverso il servizio inteso nell'accezione, potremmo dire, più qualificante, più alta, come impegno nei confronti delle comunità umane indistintamente, per raggiungere un bene comune, e quindi senza vincoli ideologici, senza frontiere. I ragazzi hanno colto in pieno questo aspetto. Perché? Perché ne è venuto fuori, potremmo dire, un repertorio nuovo rispetto alle immagini che avevamo negli anni precedenti. È venuto fuori, sono venuti fuori come protagonisti soprattutto tutti gli operatori sanitari. Evidentemente i ragazzi l'hanno sentito questa problematica. L'hanno è chiaro, come... insomma, la quotidianità è entrata in un tema che poteva essere più generico, no? È chiaro. Sì, esatto. E poi io direi anche la proposta di nuovi eroi, che non sono gli eroi dell'immaginario collettivo a cui siamo abituati, persone comuni che in qualche modo si sono spesi al di là di quello che gli veniva. Esatto, esatto, esatto. Bene. E questo si è letto, si legge, si decodifica negli elaborati. Senz'altro, ecco, è un fattore importante l'aver vissuto, cioè che i ragazzi abbiano portato il loro vissuto all'interno di questi disegni. Aggiungo
Ecco, un'ultima cosa che secondo me è importante, questa a prescindere dall'edizione di quest'anno, che l'organizzazione chiede elaborati grafici disegnati. Allora, visto così, dato che abbiamo anche il rappresentante dei giovani, noi sappiamo che questi ragazzi sono cresciuti e crescono con linguaggio digitale, eppure il disegno non è antiquato, non è un sorpassato, non è superato, perché il disegno, secondo me, gli permette di esprimere in maniera più attenta e anche manualmente le riflessioni che loro hanno e in qualche modo di avere quelle competenze imprescindibili che, senza togliere niente al digitale, però sono necessarie. Beh, se no non saremmo i figli di Leonardo in questo mondo, quindi ben venga, insomma. Allora, grazie Patrizia ovviamente per la sua illustrazione, che è stata ampia ed esaustiva. Solo aggiungere, mi scusi che mi interrompo, un ringraziamento a chi è che è stato coinvolto soprattutto nella scuola, un ringraziamento alla dirigente che ha dato il piena disponibilità, la dottoressa Francesca Pinna, e poi ai due insegnanti, le due insegnanti che hanno accompagnato i ragazzi, che sono Enrica Cicci e Francesca Pierini. Bene. Che con difficoltà sono riusciti a portare avanti il progetto. Allora, li ringraziamo anche noi, così come ringraziamo la presidente Rita Pannacci, che è sicuramente ancora vicino a lei, per essere stata con noi, e Lorenzo Rossi e Anna Maria Bartoletti per essere stati qui. Ovviamente non ci si ferma qui, questo no. È quello che abbiamo messo in cantiere, immaginiamo, insomma, certo, finita forse anche la pandemia, che speriamo ci sarà presto la possibilità di muoversi di più. Bene, noi vi lasciamo invece con questi progetti e con queste intenzioni che sono diventate concretezze anche in tempi così complessi. Vi lasciamo ovviamente con i programmi di TRG. Buona serata.